Con la benedizione e l'inaugurazione il Covid Center di fatto è partito, il trasferimento è previsto per oggi, domani dei primi pazienti. Che cosa voi farete in questa fase dopo l'opposizione che avete già fatto fin dall'inizio, prima ancora del 17 aprile con la petizione? Quali saranno gli atti? Domani o al massimo entro dopodomani verrà depositato un esposto alla Procura della Repubblica di Ancona, presso il Tribunale di Ancona, per il delitto di falsità ideologica in atti pubblici, quando si è affermato che quest'opera non avrebbe comportato alcuna spesa per la Regione Marche. Ciò è contraddetto dalla constatazione che ci sono spese di gestione, ma soprattutto dal fatto che i soldi, quantomeno i 5 milioni provenienti dalla Banca d'Italia, sono stati donati alla Regione Marche. Come tale diventano soldi pubblici, che sono stati naturalmente poi elargiti senza alcuna sottoposizione a gara pubblica d'appalto. Ci sarà poi un ulteriore atto giuridico che voi andate a porre in essere. L'avvocato Jacopo Bartolomei sta lavorando ad un esposto alla Procura regionale della Corte dei Conti, perché a prescindere da qualsiasi ipotesi delittuosa valuti se il contegno tenuto dagli amministratori e dai funzionari della Regione Marche e del Comune di Civitanova Marche abbiano danneggiato l'erario e in che misura, e chiamando quindi a responsabilità personale coloro che hanno agito. C'è poi tutta la vicenda che riguarda la città di Civitanova, che ospita questa struttura e che ha deciso di dare un proprio spazio pubblico, destinarlo appunto ad ospedale, al Covid Center. Stiamo lavorando anche all'argomento e procederemo con la stessa ispirazione, vale a dire procederemo entro la settimana con una diffida al signor sindaco, soprattutto affinché chiarisca davanti all'opinione pubblica quali sono i tempi di questa struttura, perché non c'è chiarezza. La Regione ha detto che è temporanea, lo ha ribadito, fino alla fine dell'emergenza, quindi al momento, fino al nuovo decreto, possiamo dire fino al 31 luglio. Ma il sindaco Ciarapica e il dottor Bertolaso, che è un coordinatore di fatto dell'operazione, hanno parlato di 2025 e hanno parlato anche di una prospettiva ulteriore. Allora bisogna stare attenti, perché bisogna allora convocare il Consiglio Comunale, bisogna farlo urgentemente per dire esattamente che cosa si vuol fare e magari farsi spiegare da qualcuno che in quella zona non si può realizzare un poliambulatorio, un ospedale o qualcosa del genere. E se lo si fa, bisogna assumersi la responsabilità di farlo con motivazioni chiare esposte davanti all'opinione pubblica.